Dato che da poco è uscita la beta di iOS 14, ho deciso di farvi vedere come installarla. E questo tutorial vale anche per iPadOS. Prima di farvi vedere come installarlo, vi dico due cose. La prima è che potete installarlo su tutti i dispositivi su cui è stato possibile installare iOS 13, ma vi lascio comunque la lista qua sotto di tutti i dispositivi. E la seconda cosa, se avete un jailbreak, toglietelo. Se no vi darà un errore. E tra l'altro vi consiglio di non installarlo sul vostro dispositivo, diciamo quello che usate ogni giorno, ma installatelo su un dispositivo secondario, perché essendo una beta non è come avere la versione ufficiale. Quindi andiamo a vedere come installarlo. Allora, la prima cosa da fare è andare su questo sito qua che vi ho lasciato in descrizione e andare in giù fino a questo punto qua per installarlo appunto su un iPhone. Invece per iPad lo scaricate da qua. Basterà andare su Download, facciamo Consenti e chiudiamo. Dopodiché andiamo su Impostazioni, andiamo su Profilo scaricato. E come vedete vi viene fuori iOS 14 beta. Facciamo su installa. Installa. E facciamo su fine. Dopodiché basterà andare su generali, aggiornamento software. E come vedete vi viene fuori. Facciamo scarica e installa. E aspettiamo fino a quando finisce di scaricare. Ok, sono passate più o meno 2 ore e ha fatto tutto da solo. Come potete vedere, l'iPhone è stato aggiornato ad iOS 14. Facciamo su continua. Accettiamo. Facciamo configura in seguito. Ed ecco a voi iOS 14. Qua, come potete vedere, c'è l'app Feedback, che si installa su tutte le beta, e poi qua abbiamo la libreria app, che è una delle novità di iOS 14 appunto, e qua abbiamo tutte le cartelle con le app, e se vogliamo ad esempio aggiungere Instagram alla schermata home, basta fare aggiungi a home e l'aggiungerà in automatico. Poi per rimuoverla teniamo premuto, facciamo rimuovi app e possiamo scegliere se rimuoverla solo dalla schermata home o eliminarla definitivamente. Poi qua ad esempio abbiamo uno di quei widget in cui possiamo scorrere e tenendo premuto possiamo modificare la pila in modo da modificare appunto l'ordine. La funzione cerca è sempre uguale e tenendo premuto qua e schiacciando qua in basso possiamo scegliere se far vedere o no le pagine nella schermata home. Come potete vedere adesso ci sono queste due pagine e schiacciando qua sotto possiamo deselezionare questa e far vedere solo questa. Poi qua nella libreria app abbiamo tutte le app installate. Un'altra novità è il traduttore, che è più o meno come Google Translate, solo che in più possiamo addirittura far sì che traduca direttamente le notifiche, eccetera. E se vogliamo aggiungere un widget alla schermata home, basterà tenere premuto, andare in alto a destra sul più e possiamo ad esempio mettere questo widget qua, facciamo aggiungi, dopodiché lo possiamo spostare dove vogliamo. Per toglierlo basterà tenere premuto e fare rimuovi widget. L'unica cosa negativa della libreria app è che se noi vogliamo modificare il nome non possiamo. E tra l'altro quando scarichiamo un'applicazione possiamo scegliere se aggiungerla a home o soltanto nella libreria. Una cosa che apprezzo veramente tanto è che quando chiamiamo Siri viene fuori solo questo pallino qua sotto. E aspettiamo fino a quando